Ritorniamo col fuoco alle fiamme della passione per la musica. Prossimo brano lo dedico all'amico Raffaele di Instagram, che giustamente abbiamo aperto un dibattito e mi ha chiesto di conoscere un poco la differenza tra Piero Pelù e Ligabue. Allora, per me Piero Pelù, a livello di Ligabue, per una questione mia personale, come estensione vocale su Magna Ligabue, per una questione che lui fa un basso e alto e degli sfalsetti che Ligabue secondo me si guarda. Poi a livello di rocket, di rockman, a parte qualche pochi pezzi, Ligabue ammuscino poca. Invece Piero Pelù, pam 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 pam, carica. Volevi un po' di scuola su chi erano i Litfiba? E i Litfiba erano Ghigo Renzulli e Piero Pelù, che un giorno si incontrarono sotto il ponte dell'Arno a Firenze, in un bar, e fecero nascere questa band, che è una delle band a livello di rockettare. Cioè, in Italia, secondo me, i Litfiba hanno fatto la storia del rock italiano. Poi che si sono adeguati tutti quanti, perché non ha avuto l'esploit, perché Piero Pelù ha portato sempre il suo stile avanti e non si è mai compromesso al marketing, anche se ultimamente per vendere devi per forza abbassarti un po' i pantaloni. Comunque, detto questo poco di scuola, perché c'è una canzone che fa "Sotto il ponte scorre l'acqua, è sempre acqua". Sotto il ponte scorre l'acqua, sempre acqua è, intendeva dire che praticamente anche gli emarginati fanno scorrere l'acqua. Sotto il ponte all'epoca si drogavano di eroina. Vabbè, ci sarebbe tutta una storia, andiamo avanti, non è questa la sede di farci scuola dei Litfiba. Ci sono dei libri, leggiteli se ti fa piacere, approfondisci. Detto questo, adesso ti faccio vedere come questa canzone che tu mi hai chiesto è sempre la stessa ritmica, sempre la stessa tone, sempre la stessa melodia. Non cagna da come parte a come finisce. E t'ammuscia. Però la dedico a tutti i giocatori di pallone, perché in questo momento, che stanno un poco tutti presi da sti coronavirus che non si possono allenare, gli ricordo che una vita da mediano di Luciano Ligabue è la vita che dovrebbero avere un po' tutti, dovremmo avere quello là che si sacrifica per tutti. Il mediano e nel calcio è quello che butta il sangue per far salire la squadra a difendere e attaccare. Quindi una vita da mediano dovrebbe essere la metafora un po' per tutti noi. Non dormiamo, ma diamoci dentro con le nostre forze, cercando di uscire da questa pandemia tutti insieme. Vai! Una vita da mediano, Raffi! Questo è per te, from Instagram. Una vita da mediano, a recuperar pallone, nato senza piedi buoni, a lavorare sui polmoni. Una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Stai, una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, nello sputo della punta, né del 10, che peccato. Sempre lì nel mezzo, finché ce n'hai stai, sempre lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. La
sempre gli stessi accordi, guarda, frate, sempre. Una vita da mediano, da uno che si brucia presto, perché ha tanto tempo, tempo devi fare andare presto. Una vita da mediano, al lavoro con oriali, gli anni fatti di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché c'erai stai. Raffè, ma tu faccio sentire alla Piero Peluccia, vedi come spingerebbe meglio. Sei pronto? Te la interpreto alla Piero. Una vita da mediano, a recuperare palloni, nato senza piedi buoni, a lavorare sui polmoni. Una vita da mediano, con i compiti precisi, a coprire certe zone, a scioccare generosi. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai, stai lì, stai lì. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai, stai lì, stai. Amico mio, tutto chiaro perché amo Piero Pelù? Adesso penso che sia chiaro, vi ho messo a confronto zio Piero con zio Liga, Luciano non volermene, ti voglio sempre bene come rocker, ma Piero Pelù è Piero Pelù. Un abbraccio a tutti!